Ciao a tutti! Come promesso, eccomi qui con il tutorial del palloncino. È un tutorial veramente semplice. E da solo questo palloncino non dice nulla, però magari accanto a una nostra creazione, come in questo caso al nostro elefantino o al nostro coniglietto, guardate che carino, basterà dare un punto con ago e filo alla nostra manina e alla nostra zampetta, ed ecco qua che il nostro coniglietto si arricchisce tantissimo. Oppure il nostro orsetto, mettiamo in mano il palloncino, guardate che carino che diventa. Ecco qua, lo realizziamo insieme. Vado a realizzare il mio palloncino nei colori rosa e viola. Allora, iniziamo con il colore rosa. Facciamo un cerchio magico di 6 maglie basse. Allora, una, due, tre, quattro, cinque e sei. Chiudiamo il nostro cerchio. Facciamo una maglia bassissima. Nel secondo giro facciamo 2 maglie basse in ogni maglia bassa sottostante. Alla fine del giro avremo 12 maglie basse. Eccomi arrivata alla 12ª maglia bassa. Allora a questo punto devo cambiare colore. Allora termino il nostro punto, la nostra 12ª maglia bassa, inserendo il nostro nuovo colore. Così. A questo punto iniziamo il nostro terzo giro facendo una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro, termineremo con 18 maglie basse. Adesso andiamo a tenere il nostro segno e nel prossimo giro andiamo a fare 2 maglie basse, una, due e un aumento. 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro, termineremo con 24 maglie basse. Allora, terminiamo il nostro 24esimo punto riprendendo il filo rosa e chiudiamo il nostro 24esimo punto. Rimettiamo il segno. E nel prossimo giro facciamo 3 maglie basse, una, due, tre e un aumento. Fino alla fine del giro termineremo con 30 maglie basse. A questo punto abbiamo terminato gli aumenti, ora facciamo un giro di 30 maglie basse così come si presentano, sempre con il colore rosa. Terminiamo la nostra 30ª maglia bassa riprendendo il nostro colore e ora facciamo 2 giri di maglie basse così come si presentano. Terminiamo l'ultimo punto riprendendo il colore rosa e sempre con il colore rosa andiamo a fare altri 2 giri di maglie basse così come si presentano, per cui sempre 30 maglie basse. Ora riprendiamo il nostro colore viola e facciamo altri 2 giri di maglie basse così come si presentano, sempre 30. A questo punto dobbiamo iniziare con le diminuzioni. Prima però volevo riassumere brevemente il lavoro che abbiamo fatto finora. Allora, abbiamo fatto il cerchio magico con le 6 maglie basse, poi abbiamo aumentato a 12, 18, 24, 30. Da qui siamo partiti poi con i 7 giri di maglie basse così come si presentano, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, poi voi potete giocarveli un po' come credete con i colori, io li ho alternati di 2 in 2 con i 2 colori. A questo punto iniziamo con le diminuzioni. Allora adesso facciamo 3. Aspettate che mettiamo il segno.
3 maglie basse, 1, 2, 3 e una diminuzione. Allora prendo la prima maglia, prendo la seconda, filo sull'uncinetto e le chiudo insieme. 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro, termineremo con 24 maglie basse. Nel prossimo giro facciamo 2 maglie basse, 1, 2 e una diminuzione. 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro, termineremo con 18 maglie basse. Riprendiamo il colore viola e facciamo una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine del giro, otterremo 12 maglie basse. Prima di iniziare l'ultimo giro di diminuzioni, inseriamo l'imbottitura. Inseriamo qua. Dopodiché facciamo l'ultimo giro e facciamo tutte diminuzioni. Ci ritroveremo alla fine con 6 maglie basse. Terminiamo l'ultimo punto di diminuzioni, riprendendo il nostro, la nostra lana di colore rosa. Dopodiché, in ogni punto basso sottostante sono 6, in ognuno andiamo a lavorare 3 maglie alte. Una, due, poi passiamo all'altro punto e facciamo una maglia alta, due maglie alte. E 3. Ecco che andiamo a creare questa parte del nostro palloncino. Eccoci, facciamo così per ogni punto sottostante, lavoriamo 3 maglie alte in ogni punto sottostante e ci vediamo dopo. Terminiamo il giro facendo una maglia bassissima, tagliamo il filo. Poi con l'aiuto di un ago andiamo a perdere il filo nel nostro lavoro. Entriamo qui e poi andiamo ad uscire in un punto qualsiasi. Ecco, e questo lo andiamo a tagliare. Eccoci qua. Dopodiché prendiamo un nastro, io l'ho scelto di questo viola molto chiaro, un lilla, ne tagliamo un pezzo lo facciamo passare nel nostro lavoro. Allora, considerando che questa parte andrà dietro, il nostro fiocchetto verrà proprio qui davanti. Allora, con l'aiuto dell'uncinetto facciamo passare il nostro nastro facciamo passare da tutti i punti. Giriamo tutto intorno fino poi a ritrovarci qui davanti, dove poi andremo a fare il nostro fiocchetto. Ecco, ho finito di far passare il nastro tutto intorno al nostro palloncino. Vedete che sono esattamente qui davanti, questa parte che è la più brutta da vedere la lasciamo dietro. Ecco, aspettiamo ancora un attimo per fare il nostro fiocco, perché prima dobbiamo inserire il nostro filo di ferro. Allora, io ho preso questo filo di ferro, quello che ho trovato in casa, purtroppo non è
proprio dritto, ma forse è anche meglio perché poi comunque andremo a curvarlo e lo inseriamo nella nostra imbottitura. Cerchiamo di farci un po' di strada. Ecco. Dopodiché dobbiamo far girare tutto intorno questo filato che avevamo lasciato in sospeso prima. Allora mettiamo un po' di colla, se volete mettere la colla, colla caldo, io uso questa perché ce l'ho più comoda, mettiamo un pochino di colla e iniziamo a girare tutto intorno, teniamo fermo il filo e giriamo il palloncino. Cerchiamo di tenerlo teso. Poi teniamo teso e allo stesso tempo spingiamo in giù. Poi la prima parte verrà coperta dal nostro fiocco. Ecco, a questo punto possiamo iniziare. Poi intanto ci fermiamo e spingiamo. Non serve la colla al momento, perché comunque rimarrà ferma, la nostra lana rimarrà bella ferma. Spingiamo. Un altro po' di colla la metteremo solo alla fine. Solo alla fine qui. Ecco, ci andiamo a sporcare un po' le mani, teniamo stretto per qualche secondo. Ecco, tagliamo. Mettiamo un altro po' di colla se vediamo che sfilaccia un po'. Ed è già asciutto, perfetto. Ecco qua. Ora stringiamo il nostro nastro tutto intorno. Ecco, così siamo sicuri che non esce più niente. E qui facciamo il nostro fiocco. Il nostro palloncino è terminato e ho approfittato anche per cucire delle perline sul nostro fiocco. Potete dargli la forma che volete, potete piegare il ferro, piegarlo come volete, come credete, e poi potete cucirlo con un po' di ago e filo al vostro orsetto o al vostro animaletto che più preferite. Ecco, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. E se volete potete lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!